Salve a tutti ragazzi, ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Qua c'è la regia Katia, la regia. Ciao, Saluti, faccio vedere una mano. sono qui, ciao a tutti. Oggi sono qua a parlare di questo film thriller che abbiamo scoperto così per caso, ero con mia madre, con la regia Katia, e stavamo cercando qualcosa da vedere così che durasse poco. E abbiamo trovato questo film, ovvero Il marito che non ha mai conosciuto. Aspetta, che non ho mai conosciuto. Cioè, sappiamo mai sti thriller. Io mi aspettavo del trash. Il trash c'è, ma per un personaggio soltanto del film. Però devo dire che alla fine dei conti, a parte una regia che fa schifo, una fotografia di merda, quando sono in macchina c'hanno i teli, manco fosse un film degli anni 30, peggio, forse più realistico negli anni 30 quando ci mettevano le macchine, no? E c'era il telo e sembravano veramente che erano in strada. A parte tutto questo, un po' di recitazione, un po' di merda. Il film scivola via e si lascia guardare. La trama qual è? Ce la dica lei, regina. Io? La trama qual è? Dica. Parlo di questa donna, questa protagonista che vediamo alle tue spalle, che è sposata da 11 anni con un ex poliziotto, adesso è diventato procuratore distrettuale, quindi una persona importante, una persona influente. E abbiamo saputo che anche si sta candidando a sindaco, quindi una persona molto, molto importante. È pieno di Quindi soldi. è pieno di soldi. Perché la vita di lei non è che navigava, aveva una figlia. Esatto, quindi ha una figlia non, cioè una figlia non sua di questo procuratore. È la figlia della protagonista. Sì, è la figlia della protagonista. Si conobbero 11 anni fa, che non stavano bene. Si conobbero e ci fu, diciamo, fosse un amore a prima vista, va. Hanno Che fatto anche un figlio insieme, eh. poi dopo si hanno fatto anche un figlio insieme, quindi fosse il fratellastro di questa ragazza. Niente, qualche anno è andato tutto bene, la famiglia tra di loro amorevoli, la facciata, da come Della vedono famiglia tutti, della perfetta, famiglia no? perfetta. Ma poi, passato qualche anno, si scopre la vera natura di questo esemplare di uomo. Dell'ossessione anche nei confronti La della moglie. possessività, l'ossessione, il troglodita che non la vuole far lavorare, che deve stare a casa, non deve essere visto, non deve essere guardato, non deve fare Un niente. solido maschilista Sì, proprio, un pezzo di merda. viene picchiata perché capita che ne so che lei ha speso qualcosa in più. Sapete le solite cose schifose che fanno la maggior parte degli uomini. E niente, un Finché bel un giorno. giorno alla fine non ce la fa più e scappa di casa portandosi via la La figlia figlia che era meglio che adolescente. lasciava lì, forse si scopava a lui così era contenta. Perché dice: no, Sì. non può, ma non lasciare adesso, cazzo, mi sta pagando gli studi, ma sei cretina. Cioè, perché lei vive nel loro, però vogliamo dire prima tutte e due stavano in una casa con degli scarafaggi, non era molto Sì, amichevole. ho capito, però Però far certo. sacrificare tua madre Sì, per i tuoi questo no. scopi. Però possiamo dire anche una cosa, è un adolescente, quindi non ha proprio la testa sulle spalle. Aspetta, certi adolescenti ce l'hanno fortunatamente. Sì, ci sono. E a parte il fatto dell'adolescenza, non gli crede alla mamma, dice, ma come mai non fai una cosa del genere, perché scappiamo, eccetera, eccetera. Qua voglio spezzare una lancia in favore della ragazza che è antipatica, però vabbè. La mamma non gli ha detto mai niente. No, io ho sentito anche lì, E lei scappiamo. ha sempre nascosto gli abusi, le botte, tutto gli ha nascosto. Quindi è normale che la ragazza non gli crede. Poi il bambino ovviamente è piccolo, quando ci potrà 9 anni, 8 Sì, anni. una decina d'anni, Sì, sicuramente. quindi è piccolino. Che gli va a dire poi al Poi c'è bambino? pure il problema Sì, di è di diabete. diabete, Però quindi lei solo mi solo dice, se c'è una cimante poi mangiamo cose dolci. Però vediamo che lui è Ogni così con la spuma. tanto riviene questa cosa, purtroppo. Ogni cazzo, ogni giorno lui così E vive, quindi ma non deve che voglio farsi prendere in giro sempre. chi ha il diabete, però se tu sai che tu puoi stare male, perché porca puttana ti devi mangiare per forza il dolce o la torta di mele, puttana Eva, che ci puoi lasciare le Vabbè, lei lo penne? Io solo dopo mi misura. sono malato di stomaco, mi hanno detto devi mangiare in bianco, ho mangiato in bianco in 2 anni, che No, vabbè, certi sono stato possono, ma male. vabbè, Ma cioè, lui ogni volta, appena i vede che sta diabete. bene, lui posso mangiare due ciambelle e poi No, ma allora i diabetici possono mangiare un po' di dolce, ma bene. giusto un poco è sotto controllo. Qua vediamo che non è proprio sotto controllo il Ogni 3 bambino. secondi questo Quindi sta pure capita, morto. ecco, che deve stare, ecco, con le siringhe, l'insulina, le varie cose, perché da come abbiamo capito lo stadio è molto più alto. Sì. Che Quindi nel viaggio la poi il viaggio è diretta, diciamo, in questa amica che lei ha confessato tutto, no? Che ha convinto questa sua amica, ha convinto a lei, dice, vieni con noi a vivere, Sì, perché stai c'è con stata noi. una parte del film che ha Che incontrato poi questa questa amica qua, questa amica, è la moglie che di di Danny, Danny la Russo. LaRusso in Cobra Kai.
Chi se lo aspettasse? Neanche io me Vedi che è bello l'aspettavo. quando uno vede tante cose e poi uno si ritrova tanti attori Sì, che uno infatti, grazie a te conosce. riconosco sempre gli attori che vedo nei film. Allora, dicevo, in una parte, ecco, del film, vediamo queste due amiche parlare e prendere un caffè. E l'amica, riesce a capire che qualcosa non va con la famiglia e dice c'è La vede qualcosa che con non un va. taglio, la Sì, vede. e quindi non gli crede. Dice, guarda, per qualsiasi cosa vieni in California da me, non ti preoccupare. E alla fine prende questa decisione e parte, parte a casa dell'amica. Prendendo tutti i risparmi che poteva prendere, prendendo i documenti e Anche il tutto, passaporto, e soprattutto finché importante. suo marito si ribella in tutto ciò, nel senso che lo fa diventare come fosse un rapimento, che lei ha rapito i figli, Sì, che è pure perché armata, poi non è pensiamo, vero? diciamo, che lui non ha mai voluto divorziare da lei, perché lei Sì. voleva divorziare, voleva fare le cose, diciamo, nella Però lui ha norma. paura, dice che poi Sì, poi si dice, ecco, sporca la sua guarda, ecco. facciata, giustamente, non può divorziare, che succede? C'è un politico, un procuratore, quindi la cosa non va bene. Quindi E lui ci sono dice anche no. dei segreti Dei nascosti nella segreti che lui ha storia. fatto in passato, che si vengono a scoprire tramite il passaporto. Quindi niente, lui Sì, mette in metto. piedi questa sceneggiata, chiama i Per suoi amici farsi aiutare. migliori, sì, per farsi aiutare, e anche tramite il telegiornale che dice mia moglie è pericolosa, la mia È pistola è pazza, pazza, ha psico. rapito i miei Però. figli. Vabbè, passa questa cosa qua. Lei intanto incontra un camionista che l'aiuta ad attraversare, ecco, tutti i vari stati fino ad Sì. arrivare alla E California. non gliela dà neanche. Noi, È pure bello questo qua. Gliela poteva dare due colpi, no, pappa, perché è una se la brava faceva donna. dare. Lui l'ha detto nel film. Ha detto: io incontro tante E certo, ragazze. uno. Oh, No, ragazzi, c'era aspetta. l'attore che. Secondo me Sulle tutte le strade. ragazze Sì, conoscono più ma lui scritte. l'ha Ditelo detto se è però. buono quello da camionista. Ma lui l'ha detto però qua. Vedi, questo ho apprezzato. Dice: io sulla strada incontro tante ragazze non brave, nel senso che o la vogliono dare. Cioè, ragazze troppo facili. E lui fa capire che a lui non gli interessa. Gli interessa più la brava ragazza. In questo caso, vabbè, una donna. Quindi va bene, quindi è una brava donna. Ecco, questo ho apprezzato e mi ha fatto molto piacere. A parte questo, stiamo parlando pure dell'adolescente cretina Che rompe i coglioni che perché ti rompe piace proprio con io, uno, mamma, è ma perché ci siamo insopportabile. andati? Mamma, perché ci hai rapito così? E si mette pure in contatto con quell'imbecille del suo E si fa scoprire fidanzato. pure le zone dove stanno. Esatto, perché lei parlando alla fine si viene a scoprire Quindi diciamo tramite. altro che questo e poi spoilerare un po' c'è vero vero che ci scriverà che si Ah, incazza. no, cioè, voglio solo dire una cosa. Alla fine, comunque, la figlia, questo è, però Sì, all'inizio, certo. diciamo, alla fine, poverina, capisce che la mamma ha ragione e che gli ha confessato tutto. Alla fine, meno male che gli ha creduto. Quindi si abbracciano e incominciano questo viaggio insieme. Continuano con questo autista, come dici tu, che bello, No, eccetera, però non è eccetera. brutto. No, è un bel autista, con bei capelli, come vuoi dire tu. E niente, Ah, questo, deve alla essere. fine, questo mi era un po' antipatica sta cosa, il fatto della figlia adolescente ribelle che non capiva una mazza. Però ecco, come ho detto prima, non, poverino non sapeva niente, quindi adesso che sa tutto, è dalla parte della mamma, la comprende, capisce, e quindi si mettono in viaggio per scappare dal patrigno in questo caso. E niente, e poi nel corso del tempo succedono varie cose, che poi, vabbè, non possiamo Stiamo dire qua a più niente. dire. Comunque, il film è Merita, interessante. una visione così ci sta. Lo trovate su Prime Video. Ora, salutiamo le persone che ci hanno commentato proprio la giornata di ieri, perché ora abbiamo superato mezzanotte. Salutiamo Barbara Rossi, Angelo Ignazio, Alagna, anche se lui l'ha nascosto, ma c'è sempre che si chiama Alagna. La Francesco nascosta. Ippolito, Daniele, Federico Pastorelli, Federica Bon, prendi, hanno commentato insieme Federico e Federica. Ah, bene. Volevano fare la doppietta. Jack Stellar e il ragionier cinefilo. Vi ringrazio a tutti, se volete essere salutati, commentate e vi saluterò. Detto questo, Ringraziamo anche i nuovi iscritti. Se c'è ringrazio stato, non non c'è c'è stato stato. nessuno iscritto, Comunque, quindi va bene. iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate il Dobbiamo far campanello, conoscere ci vediamo. No, l'amico. non facciamo vedere niente perché poi dottor Drago si incazza. Eh sì, grazie. C'è un dottor Drago, l'ha trovato qualcuno. Mamma mia, ve lo faremo. Ha trovato Anzi, ha qualcosa. trovato qualcosa più che Si sta altro. facendo gli Perché upgrade. si sente solo, 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 solo si sente. Poverino. Poverino. Non le basta il salame, vuole altro. Ma poi colpa anche di Barbarossa, di Angelo, Che non chiudono le finestre. Ma lo amore, ma fanno fa entrare, non lo fanno freddo. entrare. Fa freddo. Poi sbaglia pure col Ma mi fa GPS. pena quel poverino. No, a me no. Sai perché? Perché ti tratta sempre male. Lo so, però un po' di tenerezza mi fa, perché siccome c'ha tutti quegli anni è un po' rincoglionito. Ricoglionito, decrepito, tutto c'ha quel cuore. C'ha problemi. C'ha problemi, di tutto c'ha problemi. Poi rimanendo sotto al letto. Vedi che No, ecco, non è facile. non diciamo niente, se no ci sente e sbuca, lasciamo E poi stare. rompe i coglioni. Ecco. Quindi, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ringrazio le giocate per la sua spiegazione. Spero Spero che vi abbia fatto di. piacere anche a voi. Sì. Fatelo sapere qua sotto nei commenti. Ciao a Le giocate, tutti. lo concludo.